Siamo da Comprital all'Ateneum e oggi facciamo la torta Sacher, ma in versione torta gelato. Iniziamo. La prima cosa, accendiamo il forno a 180 gradi. Montiamo il burro con zucchero a velo e sale. Montiamo questi tre ingredienti. Quando sono su, pian piano aggiungiamo i tuorli. Adesso mescoliamo la massa montata con del cioccolato fuso a 32 gradi. Nel frattempo montiamo gli albumi con lo zucchero a neve cremoso. Adesso metto la farina. Adesso mescoliamo delicatamente per non smontare la massa. Adesso mettiamo in forno per circa 35 minuti. Ed ecco la nostra Sacher cotta. Adesso la facciamo raffreddare e poi andiamo avanti. Togliamo lo stampo, giriamo e tagliamo una fetta. E lo mettiamo dentro uno stampo che ho preparato con dell'acetato, così dopo togliamo bene la torta. E abbiamo pronto la nostra base. Qui abbiamo il nostro inserto di sorbetto di albicocche e vaniglia, lo togliamo dallo stampo. E le inseriamo sopra la nostra base. Prendiamo adesso il gelato al cioccolato e riempiamo tutti gli spazi con il gelato. E lisciamo il gelato. Adesso portiamo questa torta in appartitore. Deve essere congelata alla perfezione prima di essere glassata. Adesso questa torta va 5 minuti in appartitore e poi la decoriamo. E voilà! La nostra Sacher 2.0 torta gelato, una base di Sacher, un sorbetto di albicocche vanille Tahiti e un fantastico gelato Knam Comprital.